Adesso abbiamo due interrogazioni rivolte all'assessore Chianella, una dal consigliere Ricci e l'altra dal consigliere Smacchi, che riguardano entrambe il tema del nostro aeroporto. Adesso presenterà la sua interrogazione il consigliere Ricci e poi vedremo anche come procedere rispetto a quanto l'assessore Chianella ci dirà. L'oggetto è il numero 104, compagnia aerea Fly Volare, presunta mancanza alla data del 31/7/2017 di autorizzazioni dell'ENAC, opportunità dell'annuncio fatto in anticipo dalla SASE, società di gestione dell'aeroporto internazionale di Perugia San Francesco d'Assisi, circa l'attivazione di nuove rotte dal capoluogo regionale Umbro, informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Vi è una premessa sulla positività delle azioni che la Regione Umbria ha svolto nella riqualificazione. Prego i presenti di fare silenzio in aula, altrimenti possiamo accomodarci nei corridoi fuori. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Ricordavo la positività delle azioni svolte dalla Regione Umbria nel tema della riqualificazione delle infrastrutture di terra dello stesso aeroporto internazionale dell'Umbria, ma ora è necessario destinare risorse e attività incisive per lo sviluppo delle linee aeree, in particolare attraverso accordi con compagnie aeree low cost a basso costo, che possano assicurare anche un'adeguata attrattività in termini di sviluppo turistico. Su queste premesse vi è l'atto 1294 in una forma di interrogazione che attiene a Fly Volare. In data 31 luglio 2017 vi è stata una comunicazione stampa congiunta Fly Volare e SASE, società che gestisce l'aeroporto, in cui si delineava come a metà fine settembre vi sarebbe stata l'attivazione di 9 linee aeree, peraltro anche specificando l'aeromobile, l'Airbus A319, ma pochi giorni dopo l'ENAC, l'Ente Nazionale Aeroporti Civili, che sovrintende al quadro complessivo di controllo aeroportuale nazionale, ha citato con diffida la stessa Fly Volare, in quanto tale annuncio era avvenuto senza avere le due autorizzazioni necessarie. La prima, COA, certificato operatore aereo, la seconda è la licenza all'esercizio dello stesso trasporto aereo. Peraltro l'interrogazione cita l'opportunità, in assenza delle autorizzazioni, di aver svolto una comunicazione stampa e peraltro, come già da me ricordato, in data 4 agosto 2017, quindi successivamente al 31 luglio 2017, ancora era presente nel sito internet di Fly Volare la destinazione Perugia. Peraltro, in linea con quanto poi specificherà anche il consigliere Andrea Smacchi, vi sono state delle discrasie funzionali anche con Fly Marche per incertezze sul servizio venduto e poi non completamente svolto. Si chiede quindi all'assessore con delega e alla giunta regionale una ricognizione informativa sullo stato dei fatti. Come mai si è sviluppata questa conferenza stampa in assenza di autorizzazioni e anche quali azioni correttive intende svolgere la Giunta regionale, sinanche a tutela dell'immagine stessa complessiva dell'aeroporto e della Regione Umbria, che sostiene attraverso Sviluppo Umbria le attività della SASE, quindi della gestione dello stesso aeroporto. Grazie. Non so se era il caso magari di fare intervenire prima il consigliere Smacchi con la sua interrogazione, perché credo che nella sua risposta l'assessore Chianella potrà accumulare un po' i due interrogativi. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Allora, io credo che il mese di agosto sia stato
un mese a luci ed ombre, Assessore. Le luci sono derivate dai 25.000 passeggeri in più rispetto ai primi 8 mesi del 2016, con un aumento di circa il 17% del traffico, in prevalenza, mi dicono, da parte anche di passeggeri stranieri. E se facciamo riferimento al fatto che questi 8 mesi sono quelli del post-sisma, questo significa che c'è stata un'attività di promozione e di lavoro all'interno della società che gestisce l'aeroporto, la SASE, importante. Quindi da questo punto di vista sicuramente dobbiamo prendere atto di numeri che hanno comunque inciso positivamente in un momento problematico in cui invece i numeri negativi hanno interessato tutto il settore turistico della nostra regione. Ci sono state però poi delle ombre importanti, Assessore, su questo spero che lei ci faccia un po' di chiarezza. La prima ombra sicuramente è quella relativa alla cancellazione dei voli che erano gestiti dal tour operator Flymarke, che ha portato anche alcuni umbri purtroppo a rimanere di fatto a piedi, salvo poi soluzioni che sono state trovate successivamente. La seconda ombra è questa situazione di completo stallo per quanto riguarda i rapporti tra SASE e la compagnia maltese Flyvolare. È vero che Flyvolare, in seno alla conferenza stampa, aveva parlato di un inizio dei voli programmati entro il mese di settembre, diciamo così. È anche vero che le notizie che leggiamo e che ci giungono sono preoccupanti. Addirittura leggiamo che SASE ha richiesto indietro la caparra versata ad una compagnia che ancora non aveva le autorizzazioni, quindi credo che su questo chiaramente, anche veramente per l'immagine della nostra regione, dobbiamo fare chiarezza. Ricordo anche che la regione Umbria, per il tramite di Sviluppo Umbria, è il socio maggioritario all'interno di SASE, detenendo più di un terzo del capitale. E aggiungo, Assessore, che la Regione Umbria, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa di Risparmio si sono impegnati per i prossimi 3 anni a versare 1 milione di euro a testa a SASE per un importo complessivo di 9 milioni di euro, oltre a tutte le risorse versate per l'ampliamento dell'infrastruttura. Termino dicendo che in seno ad un'audizione a cui ha partecipato anche il presidente di Sviluppo Umbria, Agostini, si era parlato di una possibilità di apertura della società di gestione ad un socio privato. Ecco, io non vorrei che siamo con quella famosa metafora dell'aspettando Godot, nel senso che aspettiamo quel socio che non arriverà mai, perché non ci sono mai le condizioni, perché probabilmente chi è all'interno di quel consiglio di amministrazione non ha interesse a che questo socio arrivi. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. Prego, assessore Pavarella. Sì, grazie Presidente. Intanto devo, diciamo così, sottolineare la positività delle sollecitazioni fatte da consiglieri sia Ricci che Smacchi, anche le parole ovviamente avute nei confronti dell'azione della Giunta regionale rispetto all'aeroporto. In relazione a quanto richiesto dai consiglieri e da informazioni ovviamente assunte presso la società SASE, la società Flyvolare aveva avviato i contatti con l'ente abilitato al rilascio delle necessarie autorizzazioni dell'isola di Malta, esattamente Transport Malta, che rappresenta la nostra ENAC sostanzialmente, prima del 31 luglio. Ovviamente tali autorizzazioni hanno valore comunitario, quindi sia se vengono, diciamo così, acquisite nel territorio italiano da ENAC oppure da Transport Malta, hanno un valore comunitario. L'ente per l'aviazione civile di Malta non ha ancora rilasciato il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio del trasporto aereo, necessarie entrambe ovviamente per operare nel territorio della Comunità Europea. I rappresentanti di Flyvolare stimano che le autorizzazioni saranno pronte, o almeno stimavano qualche giorno fa, che saranno pronte entro settembre, potendo solo successivamente avviare l'attività operativa. Va sottolineato quindi che non è ENAC a cui è stata presentata la domanda di rilascio. Ciò nonostante, il giorno 1 agosto ENAC, nell'ambito ovviamente delle sue competenze, pubblica una diffida Flyvolare
a pubblicizzare e vendere biglietteria aerea fino a quando le debite autorizzazioni saranno state rilasciate. Ad oggi non ci sono stati ulteriori aggiornamenti rispetto al processo autorizzativo e di conseguenza SASE già si è attivata e si sta attivando per garantire il pieno rispetto degli accordi in essere e quindi del contratto sostanzialmente stipulato. Va da sé però che gli adempimenti della stessa società Fly Volare devono essere messi in atto entro il 3 ottobre, quindi fino al 3 ottobre può ancora tutto accadere. Aggiungo, come diceva il consigliere Smacchi, che la chiusura semestrale dell'attività da SASE, cioè nel primo semestre del 2017, sempre da notizie assunte, ha registrato positivamente questa prima parte con un più 17%, e quindi il senso dell'iniziativa che era stata assunta da SASE nei confronti di Fly Volare avrebbe rappresentato, se vogliamo, rappresenterebbe o rappresenterà un salto di qualità, perché nei programmi appunto dell'aeroporto la presenza di un aeromobile, come è stato già detto nel caso di un Airbus 319 nell'aeroporto di San Francesco, avrebbe garantito, garantirebbe o se vogliamo garantirà, così almeno stimano gli esperti, un aumento dei passaggi di circa 100.000 aggiuntivi l'anno. Aggiungo e do notizia, ma credo che i consiglieri già sapranno, che è notizia di circa un'ora fa, che dalla prossima primavera ci saranno nuovi collegamenti Ryanair, e sono stati oggetto questi di una conferenza stampa presso l'aeroporto stamattina alle 9:30, con l'aeroporto di Francoforte. Informo che l'aeroporto di Francoforte è uno dei più importanti aeroporti d'Europa, il primo per trasporto merci, ma fa una movimentazione di circa 60 milioni di presenze. Questa è una notizia assolutamente importante e anche, diciamo così, attesta il lavoro che la società SASE sta facendo in funzione ovviamente dell'aeroporto e in funzione della nostra regione Umbria. Grazie. Grazie assessore Chianella, adesso non so, si prego consigliere Ricci, andiamo in ordine. Sì, grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, prendo atto delle risposte dell'assessore con delega, ricordando che la linea di creare accordi con compagnie aeree però di grande solidità come Ryanair, EasyJet o altre è una linea molto positiva, e peraltro ricordo che i piccoli aeroporti europei di valenza regionale nel 70% dei casi si sono sviluppati anche turisticamente quando hanno svolto accordi stabili con compagnie aeree low cost, basso costo, perché sviluppano molta attrattività turistica. Certamente, concludo, non sono soddisfatto di quanto da lei riferito nel quadro della gestione dell'attività di raccordo fra SASE e Fly Volare. Io ritengo, ma non ho gli elementi per definirlo dal punto di vista della documentazione, che prima di attivare un contratto oneroso, nel caso di cui parliamo è citata la cifra di 500.000 euro verso una compagnia aerea, nel caso di specie Fly Volare, occorreva verificare attentamente che vi fossero tutte le condizioni autorizzative. Questo per il principio più generale di prudenza che ogni pubblico amministratore dovrebbe, credo, enucleare. Io mi auguro comunque che la SASE abbia interagito con Fly Volare nei termini legislativi consentiti e che comunque si attivi in maniera incisiva, sinanche con la richiesta di indotti e risarcimenti in termini d'immagine, qualora Fly Volare non addivenisse agli impegni che sono stati testé citati anche nel quadro della stessa relazione dell'assessore con delega. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Sì, mi unisco a quanto detto dal consigliere Ricci per quanto riguarda la necessità, assessore, di evitare conferenze stampa o comunicati stampa prima della certezza con riferimento quantomeno alle autorizzazioni a volare da parte delle compagnie. Questo mi sembra, insomma,
mi sembra il minimo, ma credo che l'assessore su questo non abbia dubbi. Sono piccole scivolate che devono evitarsi in futuro. Dico anche, e questo però lo ribadisco con forza, assessore, ho letto ci sarà un consiglio di amministrazione, mi sembra il 13 di settembre, quindi credo nella giornata di domani, richiesto proprio da Sviluppumbria, quindi dal socio della regione. Ho letto che ci sarà un'audizione in seconda commissione degli organismi di SASE. A questo punto dobbiamo prendere una strada, assessore. Io credo che questi accordi che sono stati annunciati, a prescindere da come e dall'esito degli stessi, sono accordi insufficienti rispetto ad uno sviluppo importante dell'aeroporto, rispetto alle risorse investite e rispetto al fatto che è l'unico scalo regionale che ci può dare quella solidità, quella forza per lo sviluppo del nostro turismo. Quindi su questo dobbiamo trovare un partner più strutturato, più forte, che ci faccia fare il salto di qualità. Grazie. Lo stato di attuazione da parte della Giunta regionale della deliberazione dell'Assemblea legislativa 182 dell'11 luglio 2017 relativamente alla realizzazione di collegamento ferroviario del capoluogo regionale Umbro con Milano mediante l'attivazione del prolungamento con partenza da Perugia di corsa Frecciarossa già esistente tra Arezzo e Milano. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. Ora io ho voluto trattare questo argomento affinché si facesse chiarezza, perché ritengo che questa sia la priorità che gli Umbri e non solo attendono da chi governa la nostra regione, cioè far uscire l'Umbria da un isolamento che permetterebbe di far ripartire il turismo, che rimetterebbe in marcia l'economia della nostra regione e che eviterebbe anche le tristi figure che ogni giorno purtroppo tantissimi cittadini della nostra regione sono costretti a fare con questi trasporti da Far West. E proprio per questo il Consiglio regionale poco tempo fa ha approvato all'unanimità una mozione trasversale, quindi sottoscritta dall'opposizione ma anche ovviamente dalla maggioranza, in cui appunto si impegnava la Giunta affinché si portasse questo benedetto Frecciarossa in Umbria. In particolar modo erano state trovate due le soluzioni: la prima, quella più immediata, la possibilità di arretrare il Frecciarossa dormiente ad Arezzo a Perugia, in maniera tale che da Perugia potesse partire un Frecciarossa che arrivasse direttamente a Milano, e poi la possibilità di un Freccia Terni-Perugia che quindi permetteva di collegare anche Spoleto e Foligno. Ad oggi l'ipotesi di questo Frecciarossa, che era stata approvata all'unanimità in Consiglio regionale, la Giunta sembra che stia dormendo, non abbiamo avuto più nessun segnale di vita, quando, ahimè, ritengo questa essere la priorità, far uscire la nostra regione dall'isolamento. Per questo io con questa interrogazione chiedo all'assessore Chianella affinché in maniera chiara e precisa ci dica se vogliono portare questo benedetto Frecciarossa in Umbria e con tempistiche certe, altrimenti ce lo dicano chiaramente: il Frecciarossa è solo stato, diciamo, approvato perché dovevano approvarlo, e nella realtà non vogliono veramente affinché questo aspetto così importante per i nostri cittadini possa finalmente vedere la luce. Grazie Presidente. Come è noto, i servizi ferroviari delle Frecce, Freccia Rossa, Freccia Argento e Freccia Bianca, sono effettuati in regime di mercato e, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico. La programmazione di tali servizi si basa pertanto su valutazioni di carattere commerciale finalizzate a garantirne la sostenibilità economica. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi di un eventuale collegamento diretto tra Perugia e Milano via Terontola, ottenuto attraverso l'arretramento della coppia Frecciarossa Arezzo-Milano e viceversa, va evidenziato che la coppia di Frecciarossa, appunto Arezzo-Milano, è inserita in una maglia già cadenzata, la cui modifica comporterebbe sovrapposizione di servizi, e gli attuali di partenza del Frecciarossa 9005 alle 6.11 da Arezzo e alle 6.53 da Firenze sono funzionali ad esigenze di un bacino di clientela abituale molto vasto e pertanto non modificabili. Sulla base di queste considerazioni, la Giunta regionale si è già attivata e si era
già attivata ancor prima del documento approvato appunto in Consiglio regionale nel luglio scorso. Detto questo, il sottoscritto assessore con i tecnici dell'assessorato hanno avuto un incontro esattamente il 3 agosto scorso con il direttore della divisione passeggeri lunghe percorrenze, la dottoressa Morgante, e hanno diciamo così affrontato e approfondito tutta una serie di questioni legate sia al Frecciarossa ma anche ad altre questioni diciamo così sollevate rispetto alla mobilità più in generale del ferro. Noi sappiamo la posizione appunto della divisione passeggeri, che è stata tra l'altro condensata in una missiva al Comune di Perugia circa un mese e mezzo fa. Detto questo, ci siamo riaggiornati e già da qualche giorno stiamo chiedendo un incontro, quindi la mia risposta ovviamente è interlocutoria, per approfondire la questione sulle Frecciarossa, l'arretramento del Frecciarossa. Ritengo che la prossima settimana potremo avere una nuova riunione a Roma presso la divisione passeggeri lunghe percorrenze e potremmo magari definire in maniera più compiuta anche una risposta alla interpellanza, ma alle questioni appunto sollevate sull'arretramento del Frecciarossa. Grazie. Prego, consigliere Squarta. Allora, io apprezzo il tentativo di riunioni e quant'altro, però questo è un tema che va affrontato non con diciamo delle timide lettere o timide richieste di incontri. Qui la Regione deve battersi affinché Trenitalia si arrivi ad una soluzione chiara di questo Frecciarossa, perché noi non parliamo di utopia, ce l'ha la Basilicata con 3 milioni di euro l'anno, grazie, ha utilizzato anche fondi europei, fa bracciale Frecciarossa che ferma a metà punto a Ferrandina. Quindi noi non capiamo perché se ferma a metà punto a Ferrandina in Basilicata non possiamo averlo a Terni, a Perugia e quant'altro. Quindi io invito e spero che il nostro assessore non si limiti a timide lettere ma sbatte pugni, trovi una soluzione con i tecnici affinché l'Umbria finalmente possa uscire dall'isolamento, perché ci siamo stufati.